Sochi 2014, un'ultima curva verso la leggenda. Ai prossimi giochi Armin Zirkler andrà a caccia di un'impresa che non è mai riuscita a nessun atleta prima d'ora: vincere la sesta medaglia nella stessa specialità in 6 edizioni consecutive delle Olimpiadi. Come lui, a quota 5 podi per quanto riguarda i giochi invernali, ci sono lo slittinista tedesco Georg Hackl nel singolo maschile e la tedesca Claudia Pechstein nei 5.000 metri del pattinaggio velocità. Soprannominato il cannibale, proprio come il ciclista Eddy Merckx, uno dei 5 atleti delle due ruote ad aver vinto 3 grandi giri, l'unico ad aver realizzato la coppiata Giro Tour in 3 occasioni, il carabiniere di Foiana non ha nulla da invidiare al belga che infiammò le strade di mezza Europa da metà degli anni 60 alla fine degli anni 70. In una carriera ventennale, infatti, Zirkler si è aggiudicato ben 10 Coppe del Mondo, collezionando altrettante medaglie mondiali. La sua storia di successi alle Olimpiadi invece ha avuto inizio dal Lillehammer 1994, quando lo slittinista conquistò la sua prima medaglia di bronzo a 5 cerchi. Nel 1998 a Nagano Zirkler fu d'argento, mentre 4 anni più tardi a Salt Lake City arrivò uno splendido oro, fissato poi a Torino 2006 nell'edizione dei giochi di casa, quella più sentita e più attesa dall'intero movimento degli sport invernali. A Vancouver, infine, il nostro campione salì sul terzo gradino del podio. Zirkler, che il 4 gennaio compirà 40 anni, è in poche parole l'atleta italiano più vincente nella storia degli sport invernali. Ed è anche per questo motivo che è stato scelto dal CONI come portabandiera della spedizione azzurra ai prossimi giochi. Una leggenda vivente che a Sochi ha la chance di far brillare ancora di più la sua già scintillante stella.